funzionali, perché deve fare per esempio un intervento per poter avere una regolarità nel movimento della mandibola durante la masticazione. Cioè, sono problemi incredibili e limitarli, stringerli con questo articolo dove si dice che devi avere un reddito veramente bassissimo, inferiore, quando questa persona ha dovuto vendere la propria attività per poter fare determinati interventi, è una cosa vergognosa. Queste sono vittime anche di Stato e quindi lo Stato se ne deve curare perché sono contribuenti italiani, cittadini italiani e meritano tutto il rispetto. Grazie. La ringrazio. Rizzetto. Grazie Presidente. Dunque, sicuramente un voto favorevole da parte nostra. Consideri, Presidente, che avremo il piacere di ascoltare il sottosegretario su almeno qualche punto, e questo sottosegretario penso sia un punto piuttosto importante, perché ricordava prima il collega del Movimento 5 Stelle, il collega Ferraresi, che l'Italia è già in procedura di infrazione per cattiva applicazione della direttiva europea numero 80 del 2004. Quindi siamo già in infrazione rispetto a questo. E perché? E vorrei che anche un certo tipo di sinistra interna al Partito Democratico, che molto spesso, voglio dire, si riempie la bocca attraverso, insomma, proclami di un certo tipo nei confronti delle violenze e dei reati intenzionalmente violenti, ad esempio nei confronti di bambini e di donne, piuttosto voglio dire che la nostra Presidente Boldrini molto spesso, chiaramente e giustamente, ricordo, riesce a sottolineare quanto questo sia un tema importante per l'agenda di governo, anche apponendo dei drappi rossi qui a Montecitorio. Ecco, ebbene, sottosegretario, noi siamo in procedura di infrazione per la cattiva applicazione. Allora, cosa significa la cattiva applicazione per renderla fruibile, è fruibile questo concetto ai più? Vuol dire che l'indennizzo attualmente è riconosciuto per vittime di determinati reati, giustamente, terrorismo, usura, racket, criminalità organizzata, ma non è riconosciuto, ad esempio, per reati intenzionali violenti, ad esempio nei confronti di donne e bambini. Bene, questo passaggio che stiamo votando in aula serve proprio per adeguare periodicamente quello che dice l'Europa con la nostra struttura in termini di ordinamento. E quindi voi andate a creare un ulteriore mostro giuridico, poiché prima ho sentito parlare di cifre. È prevista che, voglio dire, venga dato un indennizzo alla vittima, ma la vittima deve avere voglio dire, un quanto, una dichiarazione dei redditi, un imponibile annuo di 11.528 euro. Se la vittima ha un imponibile annuo di 11.530 euro, non può accedere al fondo, non può chiedere l'indennizzo. Sottosegretario, ci vuole spiegare la ratio di questo tipo di passaggio? Perché io non capisco se una vittima prende 15.000 euro all'anno o prende 11.528 euro all'anno, quale sia la differenza in termini di reato o in termini di tutela che la vittima, voglio dire, deve sicuramente avere. Per poi parlare, anzi ne parleremo dopo, perché l'articolo 12, tra l'altro, addirittura andate a mettere un limite temporale per poter chiedere l'indennizzo, ovvero 60 giorni. Se passano 70 giorni, la vittima non potrà neanche chiedere un indennizzo. Quindi io, attraverso lei, Presidente, inviterei veramente su questo tema, e chiudo, dove tutti si fanno grandissime chiacchierate in televisione, sui giornali e parlo nello specifico di violenza, anche violenza privata, vorrei che il governo prendesse una posizione o accantonando temporaneamente per una riflessione postuma questo tipo di passaggio, oppure dicendo abbiamo fatto una cretinata, perché non è possibile legare voglio dire, un indennizzo. Non è possibile legarlo ad una questione di reddito. Voi state legando un indennizzo ad una questione di reddito. Significa che se c'è qualcuno che è un po' più ricco di qualcun altro, magari anche di poche centinaia di euro, allora non può accedere al fondo. Se il sottosegretario volesse spiegarci questo passaggio, gliene saremmo evidentemente grati.
La ringrazio, onorevole Kronbichler. Presidente, per sottoscrivere questo emendamento di Ferraresi a nome del gruppo, del mio gruppo SEL a Sinistra Italiana. Onorevole Pini. Mi associo alla sottoscrizione a nome di tutto il gruppo. Sì, onorevole Romele. Mi associo anch'io alla sottoscrizione di questo emendamento, inteso che mi ha colpito prevalentemente l'intervento del collega Cominardi riferito a quell'incidente specifico del comune bresciano. Ebbene, questa è una situazione che mette tutti a disagio. Il limite del reddito, tra l'altro un po' risibile anche vista la quantità ridotta della cifra, ci mette nella condizione di non poter oggettivamente affrontare con un attimo di